Ma in realtà anche oggi ci troviamo a ribadire le criticità che abbiamo già espresso in Commissione rispetto al merito e rispetto al metodo della gestione di questo tema. Oggi ci troviamo come Assemblea legislativa a dover rincorrere il Presidente di questa Giunta che sta rincorrendo la Lega Nord sul tema dell'autonomia, perché questo è per quello che riteniamo essere uno, non neanche un accordo al ribasso come veniva detto prima, ma meramente uno spot elettorale. Uno spot elettorale perché il percorso dell'articolo 116 della Costituzione ce lo dice chiaramente, è lungo, non è semplice, richiede una legge dello Stato, richiede la maggioranza assoluta delle due Camere, quindi noi l'obiettivo che vi siete posti è l'intesa. L'intesa però non è la fine del percorso, quindi l'obiettivo non si esaurirà entro la fine del mandato nazionale, cioè questa cosa bisogna dirla chiaramente, noi arriveremo a un passaggio che è metà di tutto il percorso. Mi piacerebbe che questa cosa fosse chiara e fosse stata chiarita anche a quelle parti sociali, a quei soggetti con cui la Giunta ci dice di aver interloquito e che noi non conosciamo. Ci sono arrivati, ci sono piovuti da un giorno all'altro delle osservazioni da parte di soggetti che tra l'altro noi non sappiamo nemmeno quali siano. Chi avete audito non si sa, noi non lo sappiamo, siamo stati completamente esclusi, salvo qualche forzatura, di venire in commissione a entrare nel merito delle questioni, perché questo testo è un testo generico, ambiguo, sul quale io avrei voluto entrare nel merito delle questioni. Non ci è stato permesso, sostanzialmente è stata un'imposizione unilaterale, però trovo abbastanza divertente che nel documento votato dalla Giunta venga scritto che la Regione considera un perno essenziale del mandato politico della legislatura l'azione di programmazione partecipata e condivisa dalle parti sociali, dalla città, dalle università. Tanto partecipata e condivisa che chi siede da questa parte del tavolo e che pensa di rappresentare perlomeno una parte dei cittadini della volontà di chiedere questo percorso di autonomia è stato informato dai giornali in un pomeriggio di fine luglio. Quindi questa è la partecipazione che, e la considerazione che avete di questa assemblea. Però, ripeto, noi volevamo stare nel merito perché non abbiamo delle preclusioni a prescindere. Volevamo proprio valutare questo documento entrando nel dettaglio. Ma per entrare nel dettaglio però bisogna avere anche delle risposte dall'altra parte. Allora, le commissioni che ho partecipato io, alle quali ho partecipato io, quando voi parlate di internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione, benissimo, sui principi possiamo essere anche d'accordo. Noi però dobbiamo considerare che abbiamo due agenzie, Acer ed Ervet, che già in parte queste cose le fanno. Allora, il punto che abbiamo sollevato è perché per quanto riguarda per esempio l'internazionalizzazione, che è un punto importante, non andiamo a implementare queste due agenzie. La risposta che ci è stata data è: la considerazione è giusta, il tema è sul tavolo. Allora, se il tema è sul tavolo, ma chiudiamolo, cerchiamo di capire se con le forze che abbiamo riusciamo a far lavorare Ervet e Acer su, sull'internazionalizzazione di più di quello che stanno facendo oggi. Ma facciamo tutte le valutazioni, chiudiamo il cerchio e poi andiamo a chiedere più autonomia. Si sta facendo il percorso contrario, cioè stiamo andando a chiedere più autonomia senza avere un quadro, una fotografia della situazione attuale e senza ancora avere valutato se effettivamente le nostre agenzie possono fare anche qualcosa di più. Questo ci è stato risposto. Quando dite le risorse potranno essere destinate per circa 50% a sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo start-up di impresa, e per l'altro 50% al sistema regionale della ricerca. Mi sta benissimo, però questo 50% lo andiamo a quantificare? Cioè, la risposta che ci è stata data in tutte le commissioni, l'esigenza è quella di avere, almeno che avete manifestato, è quella di avere un sostegno nel tempo, un sostegno duraturo. Bene, però quanto cuba questo sostegno? Cioè, di quanti soldi abbiamo bisogno per avere un intervento di tipo organico? Queste risposte non ci sono state date in commissione. Io non ho capito se è perché ve le siete volute tenere per voi e non avete voluto condividere
questo tipo di informazioni con le opposizioni e non capisco francamente perché, oppure se questo documento sia frutto di come dire, considerazioni raffastonate su in fretta e furia per correre dietro al referendum della Lega. Però questo per dire che noi abbiamo provato a entrare nel merito, volevamo fare delle considerazioni e capire dove, che cosa si poteva migliorare, da che base partivamo. Le risposte però non sono arrivate, quindi non siamo noi che non volevamo fare una discussione seria e vera nel merito. Qui c'è qualcuno che aveva un'esigenza, che era quella di rincorrere la Lega sulla questione autonomia, e nel merito non ci siete voluti entrare. Peccato però che nel documento d'intesa qualche cifra andrà pur messa. Allora perché non ci volete dire se avete fatto delle analisi, se c'era un'istruttoria dietro tutto quello che scrivete qua dentro, che è tutto il contrario di tutto. Su questo niente, non ci sono arrivate risposte. La stessa cosa in Commissione Ambiente, quando si parlava del governo del territorio e la rigenerazione urbana, benissimo, l'acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa, la realizzazione di infrastrutture e impianti produttivi, poi questo punto è anche stato modificato, ma quando parliamo di infrastrutture a favore delle aziende, ma di cosa parliamo? Parliamo delle grandi opere inutili? Parliamo di qualcos'altro? Cioè anche qui bisogna che specifichiate che cosa intendete, no? Questo documento è generale, generico, come ho detto in commissione, avete preso le competenze dei vari assessori, ci avete aggiunto un po' di tutto, un po' di niente e con quello andate a chiedere l'intesa. Però anche qui bene, sui temi generali si può anche condividere, ma poi sul dettaglio il dettaglio non ci viene spiegato, non ci viene elencato, non si entra mai, non si è mai entrati nel merito. Sulla tutela ambientale, ripeto un po' quello che l'assessore già conosce, sulla lotta all'inquinamento ambientale, benissimo, ci siamo d'accordo anche noi. Sulle bonifiche, ed è inizio mandato, l'assessore lo sa, che battiamo su questo punto. Però ci venite a parlare di riconoscimento di strumenti gestionali in capo alla Regione e di finanziamenti sostanzialmente. Questo è quello che in breve c'è scritto nel documento. Anche qui io ho delle perplessità, lo ridico anche oggi. Vogliamo più strumenti gestionali in capo alla Regione quando l'anagrafe dei siti non è ancora stata fatta. L'avete appena iniziata, potevate iniziarla a inizio legislatura, siamo ancora a rincorrere questa anagrafe, il piano delle bonifiche non esiste. Allora, per andare a chiedere un'intesa, per andare a chiedere più risorse, io sono d'accordissimo, è da inizio mandato che faccio che porto avanti questa battaglia, ma molto banalmente questa regione non sa nemmeno quanti sono i siti inquinati e in che situazione siano. Cioè, mi dite voi la serietà di questo documento? Quando non fate nemmeno le cose che la regione, che come regione possiamo fare, non facciamo nemmeno quelle, non abbiamo nemmeno idea di quanti siano i siti inquinati, cioè mi pare un po' azzardato andare a chiedere dei soldi se non abbiamo neanche, non abbiamo neanche contato i siti inquinati. Questo è un tema sicuramente, probabilmente marginale, non lo so, quello che volete, però è l'esemplificazione di come sia stato redatto questo documento e di come molte delle informazioni che noi volevamo avere, perché ripeto per l'ennesima volta, noi sul merito ci volevamo stare, abbiamo trovato un muro, non ci avete dato informazioni, non ci avete coinvolto. Questo è l'atteggiamento purtroppo che ha tenuto questa giunta ed è il motivo per cui siamo portati a pensare che questa mossa messa in piedi così in fretta e furia, perché ribadisco, se veramente era una questione prioritaria, doveva essere il primo o secondo atto di mandato. Ci troviamo il 3 di ottobre a discutere in fretta e furia di un documento che non abbiamo visto, non abbiamo udito le parti sociali, non siamo potuti entrare nel merito. Io mi chiedo se questo è il modo di trattare un'assemblea legislativa. Me lo chiedo sinceramente, perché veramente purtroppo il ruolo di questa assemblea è stato svilito da un atteggiamento che io personalmente non condivido assolutamente. Si poteva agire diversamente, potevamo fare tutte le audizioni, io ho fatto diversi accessi agli atti perché voglio capire di che cosa stiamo parlando. Ovviamente non ho ancora avuto risposta perché non abbiamo avuto il tempo necessario per poter ricevere le risposte dai servizi.
Quindi qui ci chiedete di avallare una cosa che noi non abbiamo assolutamente condiviso, come se questa assemblea fosse un mero organo ratificatore delle volontà della giunta. Così non è, e mi dispiace, lo ripeto per l'ennesima volta, noi c'eravamo ma non a queste condizioni.